Arrivo qua, arrivo qua, arrivo qua. Signore e signori, ecco a voi Jackie Tonight. La vecchia casa, Jackie. Mi ne trovi tutto il mondo, sto venire in metà di barca. Aspetta che dà un occhio. I piccioni non sono di certo i miei volatili preferiti, ma la vecchia casa di Jackie ha l'impressione di nascondere un tesoro. È un artista, tu. Vedete. Scusa Jackie, ma questa qui è una cassa da morto? Eh sì, ce ne sono due anche la tomba. E come mai? Ma da dove viene questo nome, Jackie Tonight? È perché vivevo di notte, si mangiava, si beveva, si facevamo una partita. Qual è il senso della vita? Io sono andato via al di fuori di testa, ho vissuto quello che mi, dove mi trovavo, no? C'è sensi per me, dove mi trovavo ragionavo. Sono i più grandi amici che ho, mi è rimasto solo questi. E Chioggia è un paese d'oro. Peccato che ci siano i chiogiotti. Baruffe, sono sempre stati così. Adesso no, penso che i giovani stanno cambiando un po' il sistema. Ma prima sempre baruffe, dove andavi facevi anche per una parola che uno non la capisce. Sempre pugni, botte, rompere tutto. Sono un giocatore, mi portavo via abbastanza soldi alla gente, ma l'ho sparato due volte. Dopo se ti trovi con briganti manipolatori, e allora là devi capire il momento giusto. Lassù gli amici di Jackie ascoltano minacciosi, sempre in procinto di esternare il loro punto di vista. C'è stato qualche amico mio, mi ha detto Jackie, ma lo carico, gioca, allora ha preso il terno. A me quando, se mi racconti un sogno ti do subito i numeri del lotto. Dopo dipende se il sogno buono, vengono anche fuori. E se no, cosa vuoi fare? La possibilità che non fosse accaduto nulla del genere, in effetti, era davvero molto bassa. Decidiamo quindi di massimizzare la disavventura condividendo con tutti voi la profezia del giocatore di poker. Jackie! Oh. Maestro! 32 che fa il colombo, 54, se ti prende la baglietta 64, e se vinci, vieni qua, ti fai cagare di nuovo. Se per caso deciderete di giocare questi numeri sulla ruota di Venezia, Jackie Tonight vi aspetta in Via delle Anime per concedere il bis ai suoi amici piccioni.